Stanno facendo incursioni in tutta la città. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? E fate attenzione. Abbi cura di loro. Forza, ragazzi. Meglio non attardarci. Un autobus ci aspetta.
capitane il prima possibile. Se temete per la vostra incolumità, chiamate il numero in sovrimpressione e le autorità prenderanno in consegna il vostro androide. Non trovate in nessun caso a distruggere il vostro androide automatico. Sono imprevedibili e potenzialmente... Dobbiamo trovare un posto caldo per Alice. Non stavano facendo niente. Stanno setacciando tutta la città. Hanno aperto il fuoco. Se vuoi tornare a massacrare un primo degli altri. Hanno tutta la terra smette. Poi è arrivata la polizia e ha aperto il fuoco. So che sono solo macchine, però sembrano... sono persone vere che vogliono essere libere. A seguito della crisi degli androidi e dell'eliminazione del... Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Stai con lei. Vado a cercare questo Marcus. L'autobus parte tra due ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Ne parleremo sull'autobus. Torno presto. Stai con Alice. È tempo di decidere se dobbiamo distruggere le macchine prima che distruggano noi. Senza il coraggio e la determinazione della polizia, le macchine avrebbero fatto sprofondare Detroit in uno stato di caos. Le autorità hanno ordinato di consegnare tutti gli androidi alla più vicina centrale di polizia o caserma militare il prima possibile. Se temete per la vostra incolumità. Sei smarrito. Stai cercando qualcosa? Stai cercando te stesso? Sei Marcus? Sono con una bambina e un androide. Un autobus per il confine parte in meno di due ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Forse è vero. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. L'asticella del pericolo si è alzata e ci dimostra oltre ogni dubbio come queste macchine difettose siano diventate un pericolo reale per la società americana. È tempo di decidere se dobbiamo distruggere le macchine prima che distruggano noi. Senza il coraggio e la determinazione della polizia, le macchine avrebbero... consegnare tutti gli androidi alla qualcosa. Più vicina centrale di polizia. Non possiamo stare a guardare e farci distruggere così. Se temete per la vostra incolumità, chiamate il numero in sovrimpressione e le autorità prenderanno in consegna il vostro androide. Non provate in nessun caso a distruggere il vostro androide autonomamente. Sono imprevedibili.
Alice. Adesso che sai che è una di noi. Ti vuole bene, cara. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata la bambina che desideravi e tu la madre di cui aveva bisogno. Dimenticare chi siamo per dare al prossimo ciò di cui ha bisogno. Forse è questo il significato della vita. Cosa non va? Staremo insieme per sempre, vero, cara? Mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti, non sarebbe successo. Non possiamo stare in silenzio mentre ci uccidono. Non c'è giustificazione per questo. Che senso ha essere liberi, se siamo tutti morti? Avete visto di che cosa sono capaci? Non ha importanza cosa facciamo. O lottiamo per la libertà o moriamo in silenzio. Siamo a un punto morto. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Il dialogo è l'unica via. Andrò di persona e negozierò un'altra volta. Non farlo, Marcus. Ti uccideranno. Forse. Ma ci devo provare. Restate nascosti se non mi vedete tornare. Devono sapere quanto dolore ci provocano. Con le giuste parole capiranno. Era questo il nostro sogno?
Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Jericho e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Non dobbiamo diventare come loro. Possiamo lottare con altri mezzi. Spero sia così. Raggiungo gli altri. Sei riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Ora occupati di Marcus. Ci serve vivo. Ho l'ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Che stai facendo? Tu sei uno di noi. Non puoi tradire la tua gente. Tu vieni con me. Siamo la tua gente. È anche per te che stiamo lottando. Non devi più essere loro schiavo. Sei Connor, vero? Il famoso cacciatore di devianti. Beh, congratulazioni. Sei riuscito a trovare quello che stavi cercando. Ti capita mai di avere dei dubbi? Non hai mai fatto niente di irrazionale? Come se spinto da qualcosa. Qualcosa oltre il tuo programma. Vieni con noi. Con la tua gente. Sei uno di noi. Ascolta la tua coscienza. A te la scelta. Attaccheranno Jericho. Cosa? Dobbiamo andarcene. Merda. Che succede, cara?
Presto, dobbiamo andarcene. Forza, via, via, via! Senta, si dirige verso la vostra posizione. Uscite al secondo e terzo ponte. Trovatele e saltate nel fiume. Dov'è Josh? Non lo so, ci siamo divisi. Arrivano anche dal ponte superiore. Non c'è modo di evitarli. Dobbiamo scappare, non possiamo fare altro. Dobbiamo far saltare Jericho. Se la nave affonda dovranno evacuare e potremo fuggire. È una follia. Gli esplosivi sono in fondo alla stiva e ci sono soldati ovunque. Ha ragione. Sanno chi sei, ti prenderanno comunque. Aiuta gli altri, io vi raggiungerò. Marcus! Non ci vorrà molto. Questa è la fine di Jericho. Salva la nostra gente, Marcus. In pericolo. Ora andate prima che tornino. E tu? Cosa farai? Me la caverò. Elis è ciò che conta. Parti, Luther. Non temere. Vi raggiungerò al confine, ok? Ora andate. Abbiate cura di voi. Seguitemi!
silenzio! Marcus, ci hai salvato. Andate, forza, andate! Squadra Gamma, chiudo. Tango! Occhio! Stanno arrivando! Fermateli! Ci arrendiamo, non sparate! Andate! Raggiungete gli altri! Trova Nort, vi raggiungo dopo. Un'uscita! Siamo salvi, Alice! Alto! Giù! Non muoverti. Non uccidere! Avanti, andiamocene! Vieni, dobbiamo andare. Non muoverti! Vai e unisciti agli altri. La bomba esploderà a momenti, dobbiamo andare. Forza!
fatto esplodere qualcosa nella stiva. La nave affonda. Ordina l'evacuazione. A tutte le unità, abbandonare la nave. Evacuazione immediata. Non è finita, Marcos. Thank you.